Un nuovo video legato ad Elden Ring è comparso al Taipei Game Show, in cui Kitao-san ha svelato un po' di interessanti informazioni prima dell'uscita del gioco. Vediamo cosa è stato detto. In partenza si è parlato subito della beta, che il buon Kitao ha rivelato essere stata preziosa, grazie al feedback notevole della fanbase. Pare che alcune delle modifiche consigliate, plausibilmente legate a bilanciamento e a cambiamenti marginali di certe meccaniche, siano già state integrate nel gioco finito. La conversazione si è poi spostata sulla trama ed è stato ribadito il ruolo di Martin esattamente come specificato da un'intervista di Miyazaki recente su Edge. La profondità del mondo ha portato ancora a sottolineare che Elden Ring avrà la storia più stratificata e complessa vista in un Souls, ma stavolta è stato confermato anche che sarà più cristallina e leggibile del solito. Chi ama scoprire i segreti e analizzare gli eventi non deve però preoccuparsi. Il gioco è comunque pensato per avere una miriade di sottotrame, descrizioni e dettagli che saranno i giocatori a dover svelare e ricollegare. Anzi, Elden avrà più elementi di questo tipo rispetto al passato. La parte più curiosa della conversazione è arrivata però quando si è iniziato a parlare del design del gioco. Infatti, da una parte è stata confermata la volontà di alternare le mappe aperte e esplorabili ai più chiusi e claustrofobici Legacy Dungeon, con un design più simile ai Souls del passato. Kitao ha però confermato una serie di novità davvero curiose. La prima è che questa alternanza non sarà sempre secca, con una netta separazione tra il Legacy Dungeon e le mappe aperte, ma vi saranno situazioni interessanti per i giocatori. Possibile quindi la presenza di peculiari mappe miste, magari più minute di quanto visto con Sepolcride, ma attentamente rifinite in ogni elemento. L'altra chicca è la conferma che, nonostante certe zone siano bloccate all'inizio dalla necessità di completare alcuni obiettivi, da Sepolcride sarà possibile arrivare in un'altra regione senza necessariamente passare dal castello di Stormveil. Sì, in pratica From ha bloccato l'accesso a alcune zone avanzate, ma ha voluto mantenere una notevole libertà esplorativa, ed è sempre possibile raggiungere zone molto più brutali di quelle viste nella beta prima del tempo, bypassando intere sezioni. Il fast travel, peraltro, è stato congegnato proprio per permettere al giocatore di progredire liberamente, senza venir forzato in certe strade dalle distanze percorse. Tra le altre conferme importanti, c'è anche quella legata alla difficoltà. Kitao-san ha confermato che i nemici del gioco saranno molto impegnativi, ma anche che Elden Ring è pensato per stressare meno l'utente e offrire un gran numero di build più varie ed efficaci rispetto al passato. La cosa lo rende il perfetto entry point per chiunque voglia approcciarsi ai Souls ma non abbia mai potuto farlo finora. Ha curiosamente anche sottolineato che l'arco è migliorato al punto da averlo spinto a giocare molto di più dalla distanza e che gli spiriti evocabili possono venire singolarmente potenziati. Le condizioni atmosferiche poi sembrano favorire anche l'approccio stealth per via della vista diminuita dei nemici al buio o durante le tempeste. Non è stata invece menzionata la pesante vulnerabilità scoperta nell'online dei Souls di recente, ma per chiunque dubitasse del lancio, Kitao ha confermato la data d'uscita e la fase gold del gioco, affermando che uscirà per tempo e che ci sarà una patch del day one. Per chiudere, altre conferme riguardano la presenza di una sorta di hub chiamato Forte della Tavola Rotonda dove molti NPC si riuniranno. La scontata conferma del New Game Plus, anche in questo titolo, è che il target di completamento della trama primaria si aggira attorno alle 30 ore di gioco, senza però tenere in considerazione alcuno dei contenuti facoltativi che possono occupare molte dozzine di ore extra. Ah, chiaramente, la Sepolcride osservata nella beta presenterà un diverso posizionamento di NPC, nemici e oggetti nel gioco finito. Insomma, le informazioni sul gioco a ridosso dell'uscita non mancano assolutamente e ormai non vediamo l'ora di metterci le mani sopra. È comunque bello avere ulteriori conferme della data di lancio. E voi? Vi butterete su Elden Ring al day one o aspetterete? E siete interessati alle nuove informazioni? Al solito fatecelo sapere nei commenti e non scordate di iscrivervi al canale di multiplayer.it. Alla prossima!